l'Italia non può essere il luogo dove si accompagnano tutti coloro che vengono raccolti in un momento di difficoltà, cioè quando c'è un naufragio, e la presenza tante volte di ONG è una sorta di calamita. Gli sbarchi di quest'anno dicono 95% salvati non dalle ONG e siamo al massimo degli sbarchi. Tutti gli studi dicono che il pull factor non c'è, che elementi diversi all'elito. Io dico quello che dice Frontex, ma anche se il 10%, non vedo perché le ONG finanziate dallo Stato tedesco devono prendere migranti e portarli in Italia. Noi abbiamo aperto un confronto sull'accordo definitivo, c'è stata una nuova proposta tedesca, ma se la proposta tedesca è quella di far sì che tutte le ONG prendono i migranti e li portano in Italia, questo non va bene. Se addirittura il governo tedesco finanzia queste ONG, significa che vogliono portare i migranti non in Germania ma in Italia con il contributo dei tedeschi. Questo non va bene. Se si vuole fare un accordo, le ONG che battono bandiera tedesca prendono i migranti in mare, cosa giustissima, salvarli, ma poi li portano in Germania, perché l'Italia non può essere il luogo dove si accompagnano tutti coloro che vengono raccolti in un momento di difficoltà, cioè quando c'è un naufragio, e la presenza tante volte di ONG è una sorta di calamita. Poi sappiamo bene che le ONG tedesche sono molto vicine al Partito dei Verdi e se poi diventa una questione di campagna elettorale, questo non va assolutamente bene. Se poi magari le ONG finanziano anche il Movimento dei Verdi, allora insomma diventa un po' il tema ancora un po' più complicato. Posso chiederle, Ministro, però questo effetto calamita delle ONG, lei su che base lo dice, dato che gli sbarchi di quest'anno dicono 95% salvati non dalle ONG e siamo al massimo degli sbarchi. Tutti gli studi dicono che il pull factor non c'è, che elementi diversi all'elito. Io dico quello che dice Frontex, ma anche se il 10%, non vedo perché le ONG finanziate dallo Stato tedesco devono prendere migranti e portarli in Italia. Questo siamo c'è una buona regola, scusa, una buona regola, si fa una domanda, poi si risponde. Se non sei soddisfatto della domanda, siccome ho fatto giornalista per 30 anni, ti spiego come si fa. Se tu mi fai la domanda, io ti rispondo, poi rifacciamo. Ci sarà il punto della domanda sul pull factor, quali sono gli elementi del governo? Gli elementi sono quelli dati da Frontex. Quando tu vai con l'ONG di fronte alla costa tunisina o alla costa libica, tu diventi una sorta di calamita, perché poi queste persone vengono abbandonate dai trafficanti di esseri umani e poi, siccome è obbligatorio salvare coloro che stanno in mare, bisognerebbe salvare i naufraghi, vengono portati sull'ONG. Quindi bisogna invece lavorare per fare accordi con i paesi di origine. Infatti abbiamo lavorato insieme all'Unione Europea sulla Tunisia e c'è un crollo nelle partenze dalla Tunisia, così come c'è dalla Libia, quindi vuol dire che le operazioni diplomatiche funzionano. Con educazione, Ministro, le chiedo solo, non è un po' sempre la stessa domanda. No, però Ministro, sì. Le chiedo solo, le ONG le avete ritirate fuori voi, Ministro, se posso? Veramente fuori sbarchi da anni, però se mi dice di farle con educazione, fa con educazione e risponde.